Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con la Bead Park. Mi è appena arrivato un pacco che contiene meraviglie e quindi io ringrazio veramente la Bead Park per avermi appunto concesso la loro collaborazione. Cominciamo subito, il pacco è arrivato e io l'ho aperto. Ho tirato via tutto quello che era l'imballo perché appunto, a parte appunto la storia del Covid, non mi andava di far sentire tutti quei rumoracci piuttosto forti. Il rumorino del sacchetto mi piace, ma quello del sacchettone no. E poi sarebbe stato troppo lungo perché ovviamente il pacco è super, super, super imballato. Quindi cominciamo, io ho di fianco a me quella che è la packing list che loro forniscono, dove troviamo tutti quelli che sono i codici dei prodotti con le loro immagini e qui abbiamo esattamente 18 prodotti. Io poi mi sono fatta anche la stampa di quello che è l'ordine in modo tale da avere subito quelle che sono le descrizioni. Allora cominciamo subito con gli stampi. Allora ho chiesto e ottenuto gli stampi delle slice di Geody per falsa agata slice making ed eccolo qui. La dimensione è di 42 x 36 x 8 mm. Lo stampo devo dire che è fatto molto bene. Vedremo, molto lucido, vedremo appunto quella che è la resa dal punto di vista della resina e questi li andremo a fare con la resina. Questo è uno e poi ne ho preso un'altra forma. Scusate, questo è da 42 x 36 x 8, quindi 4,2 x 3,6 cm x 8 mm. Questo invece è da 53 x 32 x 8, questo è 5,3 cm. Questo invece abbiamo detto che è da 4,2. Adesso vi faccio rivedere i codici di tutte e due perché non mi ricordo se ho fatto vedere il primo. Eccolo qui. Fatto molto bene anche questo. Adesso vi faccio rivedere i codici di entrambi. Eccoli qua. Quindi quello lungo e quello un pochino più bombato. Mi sembra che nell'elenco degli stampi, che ce ne sono un miliardo e mezzo, ce ne sia ancora un altro di una forma diversa, sempre agata slice, chiamiamola così. Poi un altro stampo è questo per creare dei cabochon ed è grande 9,2 cm x 5 mm di spessore. Ecco, io adesso tiro fuori questo, non riuscirò più a metterlo dentro perché è dentro la pressione. Eccolo qui. Anche questo parecchio lucido e crea appunto queste gocce, questi cerchi, questi altri cerchi e questi quadrati. Questi è fatto a coppie, quindi è ideale appunto in uno stampo solo si riescono a creare diversi tipi di orecchini. E adesso, dopo che l'ho rimesso all'interno, scusate, io non so come facciano, hanno qualcuno di specializzato, prendono la laurea credo in riempimento sacchetti stampi. Adesso vi faccio vedere il codice, eccolo qui, se siete interessate, eccolo qui. Poi altro stampo, questo è per fare sempre gioielli, ovviamente, perché non si fanno pasticcini dentro di qui, però è uno stampo per creare dei finti dolcetti. Quindi vediamo che ha il macaron, la donuts, il bicchierino,
Questo sembrerebbe l'altra parte del macarons, la tavoletta di cioccolato e un crème caramel. Sì, sembrerebbe. Stampo lucido, fatto veramente bene. Questo potrei utilizzare i macaron, questo avevo intenzione di utilizzarlo per fare le decorazioni dei vasetti. Pensavo fosse leggermente più piccolo, però potrebbe andare bene anche quello, oppure delle biscottiere. Sì, anche qui. Vabbè, facciamo finta che, e quindi questo è il codice, e poi lo metto dentro da solo. Poi, questo è il codice, e queste sono le coppette. Sono coppette, voi le vedete piuttosto scure, in realtà sono color bronzo, bronzo antico. Vi faccio vedere come sono fatte. Ecco, ne sto già prendendo una. Ecco qui. Sono grandi, sono 100 pezzi, e sono 9x4. 9x4, questo è il codice. Sullo stesso disegno ne ho presi anche sul dorato, che sono leggermente più piccoli, infatti sono 9 per 1,5. Questi sono proprio chiusi invece, quindi non li posso aprire. Però, se vedete, sono un pochino più piatti. E questo è il codice. E poi ho preso anche quelli sul argento, però questi sono veramente piccoli perché sono da 6 mm di diametro. Eccoli qui, questo è il codice. Poi, questo è un filo di agata naturale, grezza, di 8,8-8,5 cm con un foro da 1. Sono 47 pezzi a filo, però a vederlo così sembrerebbe quasi più lungo. Adesso non ho il tempo di contarli, però fidiamoci. Il colore è stupendo. È stupendo, ha questa screziatura sul giallino, questo blu, questo azzurro. Veramente molto bello. Veramente molto bello. Adesso vi faccio vedere il codice. Eccolo qui. E quindi un filo di agata. Poi andiamo con questi che sono perline di acrilico, in imitazione di perle preziose, diciamo così. Questo è il codice. Sono da 16 per 11,5 x 3 mm e l'interno è da 9,5. L'interno è da 9,5. Sono 50 pezzi ed è sono veramente carini. L'unica cosa è che cioè in questi non trovo il rosso, c'è molto verde dalla foto, erano un po' più vari, però vabbè, ce li faremo andare bene lo stesso. Sono molto belli lo stesso. Vedremo come potremo utilizzarli. E ancora andiamo con un filo di turchese sintetico. Blu cielo da 6 mm con un foro da 1 mm, sono 60 pezzi a filo e questo è il codice. Lo apriamo per vederlo. È veramente bello, un colore stupendo.
Voi lo vedete un po' sull'azzurro, invece in realtà è proprio color turchese. Color turchese. E anche questo mi dice che un filo non mi dice da quanti, no, 60 pezzi. Mi dice 60 pezzi. Io adesso non mi metto qui a contare perché mi sembra veramente inutile. Conterò e al primo tutorial che faccio vi saprò dire. Poi, da elenco abbiamo la catena. Catena in acciaio, no, non è in acciaio, CHS mi dice, però com'è che me la dà? No, sì, CHS, però CHS stainless steel, boh, non so, qua mi ah no, ok, color acciaio. Questa è sono È un rotolo da 20 metri e la catena è 2,5 per 2 per 0 per sì, 0,5 mm, quindi 2,5 è la dimensione. Ma a me dice che è in argento 304. Non lo so, devo andare a controllare sulla, non vorrei dire stupidate, quindi devo andare a controllare su quello che è il sito, la dicitura italiana, perché ovviamente questo è l'ordine in inglese e non mi ricordo più quella che era la definizione precisa di questo tipo di catena. Quindi comunque questo è il codice. Il fatto che abbia CHS però non è in acciaio. Poi, guardate che pacchettozzo, cioè pesantissimo, di Natural Green Aventurine, quindi sono avventurina naturale verde, sono 5 fili da 12 mm. Guardate che bella, 12 12,5 mm, il foro è da 1,5, il colore è stupendo. Il foro, sì, ogni filo sono 30 pezzi, sono 5 fili. È veramente bella, veramente, veramente, veramente bella. Molto, 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 molto pesante, bella, 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 bella. Sono 5 fili, adesso vi metto il codice. Dov'è? Il prezzo è estremamente competitivo, molto molto competitivo. E anche qui, questo poi abbiamo questi cuoricini che sono dei connettori in acciaio con l'albero della vita. Vedete? Sono molto belli, questi ad esempio per congiungere due parti di un bracciale, secondo me sono veramente molto belli, adesso che viene Natale, dei pensierini efficaci, potrebbero essere proprio questi. Sono 5 pezzi da 17,5 per 15 per 1 mm, 5 pezzi in acciaio inox. Poi andiamo con questa catena ovale in acciaio, in ferro, scusate. È rose gold, molto bella anche questa. I metri sono 10 ed è un 3 per 2 per 0,5. Anche questa è veramente bella. Il colore è spettacolo. Colore è spettacolo. Li testerò perché comunque queste catene ho sempre paura che perdano quello che è il. Vediamo, il codice non c'è qua sopra, c'è questo qua, eccolo qui, 10.
10 metri. Osservo ora che appunto questo tipo di catene, non essendo in acciaio, mi perdono un po' quello che è il colore, che quindi diventano brutte abbastanza in fretta, con l'aggressività comunque della pelle, e quindi saranno comunque da testare. Poi ancora andiamo con un'altra catena, siamo già a 15 minuti di video, un'altra catena, questa volta è color bronzo, sì, la vedete? Color bronzo, e sono 10 metri, sono 3 mm di diametro della catena. Questa è una catena rollò, sono 10 metri per un diametro appunto della catena di 3 mm e un diametro interno da 1 mm. Anche questo, il codice è questo. E anche questi, i prezzi sono veramente, veramente, veramente competitivi. Non ve li dico perché, appunto, andando sul sito può essere che il prezzo che ho trovato io sia differente rispetto a quando andate voi, perché potrebbero esserci delle offerte, quindi trovarlo addirittura a un prezzo inferiore. Quindi è meglio non spoilerare questo tipo di prezzi, diciamo così. Poi ancora abbiamo dei connettori, anche questi sono in argento antico tibetano, e sono da 17x27 e il foro qua è da 2,5 mm, sono 20 pezzi, e questo è il codice. E sono molto molto belli. Molto brillanti, davvero molto brillanti. Poi, per ultimo, no, non è ancora l'ultimo, abbiamo agata, un filo di agata, orchidea medio, colore, da 8 e 8,5 con un foro da 1. Ci sono 47 pezzi sul filo, un filo, e lo vediamo. Questo è un colore stupendo, io lo adoro, è un colore glicine secondo me, variegato, è stupendo. Davvero bello, davvero, davvero, davvero. Anche qui dovrei controllare poi tutte le perle, perché l'ultima volta con l'altra collaborazione avevo una perla che era rotta all'interno, e quindi ovviamente nella realizzazione poi l'ho dovuta scartare, però vediamo. Questo comunque è molto molto bello. Ultimo prodotto, abbiamo questi link, quindi sono sempre connettori in legno di pera a forma di donuts, con una dimensione di 20x4 mm e un diametro interno da 1,8 mm. Questo 1,8 mm, sono 50 pezzi. Anche questi ho intenzione di farci qualcosa, magari anche ricoprirli, adesso vediamo. Questo è il codice. Ok, e questo è tutto. Quindi questo è tutto il mio pacchettozzo della collaborazione di Beats Park, non facciamo confusione. E quindi niente, io per adesso vi saluto, vi rimando sicuramente a quelli che sono i prossimi due tutorial che farò in collaborazione. Non so ancora cosa creerò, però qualcosa lo farò. Anche perché in questo periodo qua ci dobbiamo tenere un po' di compagnia, e voi dovete tenere compagnia anche a me, perché io sono in Lombardia e da domani chiude tutto.
tranne la scuola, chiude tutto e quindi la possibilità ancora una volta di non poter uscire, dovremmo inventarci qualcosa. La creatività ci fa sempre tantissima compagnia, quindi beata creatività, teniamo sveglia almeno la mente. E quindi niente, io spero di avervi fatto un pochino sorridere, un pochino dimenticare questo brutto momento. Se l'ho fatto, sono già contentissima di questo. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati dei prossimi video. E se volete seguirmi anche con la mia pagina Facebook e Instagram, sempre con la dolcezza vi guardando, io vi ringrazio. E quindi niente, quindi vi rimando ai prossimi video, vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!